Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuova puntata di Good Morning Milano, qui in diretta su Milano All News. Quest'oggi, come tutte le puntate, partiamo con il nostro indice di qualità dell'aria, ma vedrete che oggi c'è una novità. Allora chiedo a Kinyan di mandarmi subito una nuova grafica che abbiamo quest'oggi, eccolo qui. Qualcosa di leggero già lo vedete, una faccina, un vaso, una signorina poi, che oggi conosceremo qua in diretta, un po' triste perché ahimè in questo momento il PM2.5, quel particolato che insomma bisogna monitorare per sapere lo stato di qualità dell'aria, tra tanti altri sistemi che ci sono e tanti altri livelli che bisogna andare a vedere, ma appunto quello importante che noi interessa è il PM2.5, che in questo momento è a 54 in quel di Piazza Sempione, se non ricordo male, poi chiederemo bene, ho sentito già che danno suggerimenti. 54, ben oltre, lo vedete, il limite dell'OMS, che mi sembra sia posto a 25, ma comunque lo chiediamo agli ospiti di oggi, che sono i creatori di quella signorina, di quel viso oggi, ahimè, triste, ma molto sorridente, qui in studio con noi, si chiama Arianna, è un vaso, lo abbiamo qui in studio con noi, e sono qui con noi Paolo Barbato e Carlo Alberto Gaetaniello, ideatori, fondatori, CEO, CFO, non so, tutte quelle robe bellissime che si usano per le start-up di WiseEye, appunto, una start-up tutta milanese, non sapete, voi non siete di Milano, però, vero? No, adottivi. Esatto. Funziona così, sappiatelo, chi fa le cose a Milano non ha di Milano. In realtà ne abbiamo due milanesi, ne abbiamo lasciati a casa. Giusto. E qui avete portato Arianna. Eccola. Di verde vestita, oggi la volendo appunto si può mettere. Qualsiasi. Ma questa è Natale, di là ancora. Esatto, sarebbe stata rossa. Sì. Chi è Arianna? Presentatecela. Certo, Fabio, vai Paolo. Sì, allora, Arianna è ormai la protagonista di questo momento a Milano, possiamo dirlo, perché abbiamo appena chiuso la campagna di crowdfunding che ha permesso a questa Arianna di esistere. È un vaso da balcone che misura il particolato, quindi la qualità dell'aria. È un vaso da balcone che noi definiamo il nostro modo di reinventare il sensore di qualità dell'aria. Esatto. Il modo di renderlo familiare, vicino a tutti, vicino a qualunque cittadino che vuole contribuire concreta al problema dell'inquinamento, cercando di avvicinarsi in qualche maniera alle soluzioni. Il nostro approccio è quello di diffondere queste Arianna in giro per le città, partendo proprio da Milano, dove poi magari dopo vi racconteremo che cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo, per poter avere un layer aggiuntivo di dati rispetto a quelli che conosciamo tutti, le classiche centrali lineari. Sì. È un qualcosa di complementare, di aggiuntivo, che però è molto più capillare e ci permette di avere informazioni più dettagliate strada per strada, quartiere per quartiere. Ogni cittadino può trasformare il proprio balcone semplicemente mettendo questo vaso, questa Arianna sulla propria terrazza, sul proprio balcone, in un naso invisibile che misura la qualità dell'aria e che comunica un dato a tutta la comunità, a tutti i cittadini. Esatto. Insomma, un'idea davvero interessante che ci fa diventare tutti quanti, tra parentesi, attori reali del controllo anche della qualità della nostra città. Come nasce l'idea di Arianna? L'idea di Arianna nasce un po' dal problema e dal quello che era il trend che c'è adesso a livello anche scientifico, del fatto che la qualità dell'aria è un fenomeno iperlocale, quindi è molto importante. Cambia da strada a strada perché dipende da tantissimi fattori, condizioni meteorologiche, la conformazione del territorio, come si interseca il vento con la via e i palazzi. E quindi siamo partiti da lì, dal fatto che molte città, anche in Europa, stavano cominciando. Un esempio, per esempio, è Londra, che sta adesso un progetto che si chiama Brief London, molto bello, che è promosso direttamente dal comune. E sostanzialmente l'importanza di avere sensori di qualità dell'aria che siano iperlocali, distribuiti all'interno della città. E noi cosa volevamo fare? Volevamo quindi in qualche modo contribuire alla lotta all'inquinamento, dando la possibilità di distribuire sensori e costruire un'infrastruttura per la città di Milano. Cosa ci siamo detti? Ci siamo detti che probabilmente non eravamo gli unici che volevano fare questa cosa, cioè la consapevolezza delle persone, la voglia di contribuire a risolvere questo che è un problema che oggi affligge le nostre città e che è fortemente percepito era tanta, e volevamo quindi dare la possibilità alle persone di contribuire a costruire la prima grande rete di monitoraggio della qualità dell'aria su Milano. La cosa che mi piace molto del vostro progetto, appunto, che nasce a Milano e vuole rimanere, ovviamente chissà nel futuro dove andrete a finire, ma
a differenza delle startup, che subito parto con la seconda slide, è internazionalizzazione, vedremo di qui di là. Voi no, anzi, cioè, il vostro internazionalizzazione è, cioè, andare da Quattrociaro a Soglio, alla Barona, cioè, cioè, bisogna prima, come a Risico, cioè, tutti quanti di Milano dovranno avere la sua esattamente. Cioè, perché solo così può funzionare bene. Esatto. L'aneddoto è proprio che ci hanno scritto da Roma, da Palermo, da Bologna, dicendo: vogliamo Arianna, possiamo contribuire. Ma immagino anche conoscendo il mondo dei finanziatori, che subito aveva detto: no, bisogna espandersi, andare chissà dove, no? Cioè... Sì, sì. Beh, diciamo che noi eravamo molto, molto concreti nel dire che volevamo raggiungere un certo livello di capillarità all'interno di una città, e per noi questa città era Milano, era quella da cui partire, un po' perché noi ci siamo formati. Beh, certo, esatto. Siamo cresciuti anche in qualche maniera a Milano per un bel pezzo della nostra vita, e poi perché a Milano, insomma, il problema è veramente, veramente presente e sentito. Così presente che appunto domenica, appunto, blocco delle auto per quasi tutta Milano, tranne per chi deve andare allo stadio, ormai ne parleremo di questo, non la facciamo passare di questa volta. Ma una cosa interessante, in questo momento, esempio, c'è Albi Oxa che ci sta seguendo, dei ragazzi di Milano Città Stato, che ci ricorda come anche lui sarà presente invece domenica a una passeggiata molto interessante, sì, insieme a voi, insieme a Simone Lunghi, so che ci sarai, tanti, certo, altri. Albi è uno di questi, proprio per ricordare che Milano ci può vivere anche senza auto volendo, sì, e si può vivere in una maniera diversa. Sì, è proprio l'occasione perfetta per noi per riscoprire una città senza auto, no? Che è un po', adesso sembra quasi impensabile, però se ci pensate bene, quanto spazio è dedicato alle auto oggi e quanto spazio guadagneremo, questo è un altro discorso. Certo. Però se ci leghiamo al tema dell'inquinamento, il comune ha deciso di fare questo blocco delle auto, e noi abbiamo deciso che a livello simbolico era importante per noi fare vedere un po' alla città di Milano che ci sono tanti cittadini milanesi che sono pronti a fare azioni concrete per la lotta all'inquinamento, cioè che il problema è così percepito che le persone sono pronte a scendere in campo. Noi abbiamo una community, magari dopo Fabio ti racconteremo, sì, meglio. Abbiamo deciso di fare un evento di community e coinvolgere tutti i cittadini milanesi che vogliono partecipare, anzi questo è un invito a tutti quelli che ci stanno seguendo, a partecipare a una passeggiata per l'aria pulita, che da un certo punto di vista è un gesto un po' simbolico, cioè fare vedere che siamo lì, che siamo presenti e che vogliamo contribuire alla lotta all'inquinamento. Che siamo pronti a dare una mano, non sarà un corteo contro qualcuno. Esatto. Sarà un corteo, o meglio una passeggiata, è proprio quello. Per dimostrare il fatto che ci siamo pronti a dare una mano. E cosa c'è di più concreto di creare un'infrastruttura di nasi invisibili che parte proprio dal basso, sì, dei cittadini? Noi siamo molto positivi in quello che facciamo, cioè vogliamo essere propositivi. La positività sicuramente è stata contagiata, poi avete contagiato con la vostra community, appunto, parlavo, sì, di questa community sempre più numerosa, che non è, mi piace dire, non è la community di clienti, cioè non è persone che comprano o non comprano un oggetto, no. O che si trovano dietro a un marchio per dire siamo gli, no, potrebbe essere la tua, appassionati dell'iPhone tutti insieme, non è, sì, quello, sì, eh. Sì, sì, no. Sono varie persone, ho visto, sì, praticamente le più svariate, ce ne sono, sì, le, sì, 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 dall'impallinato, diciamo, del sensore, certo, all'ambientalista, alla signora che invece ha apprezzato proprio anche l'utilità del vostro, certo, del vostro prodotto. Quanto è importante questa community per voi e cosa è significato in tutto il processo di sviluppo di Arianna? Beh, il progetto è partito da lì, cioè il progetto non è partito da Arianna, questa è la cosa importante, cioè noi abbiamo fatto prima la community di fare Arianna, perché crediamo che sia il più grande valore che stiamo in realtà creando, cioè la possibilità di riunire le persone che vogliono fare qualcosa di concreto per la lotta all'inquinamento. Purtroppo l'inquinamento è un problema molto grande, non possiamo pensare di risolverlo da soli, cioè io, l'impatto che posso avere io sull'inquinamento, questo si dice molto spesso, è molto limitato, e questo fa sentire le persone in qualche modo come se il problema fosse irrisolvibile. Noi abbiamo detto: riuniamo le persone che vogliono contribuire a risolvere il problema. Come dici tu, la community non si chiama Arianna o Wise Air, si chiama Milano Aria Pulita, perché il senso era proprio riunire le persone che volevano dare una mano. Sì, e poi noi ci mettiamo sempre la nostra faccia, quindi tutti i post, tutti gli eventi che facciamo li facciamo a nome nostro, di Paolo e di Carlo Alberto, sì, quindi c'è proprio la volontà di voler coinvolgere le persone. Dietro ovviamente c'è una startup, perché è necessario per qualcosa che poi mira a crescere, avere una struttura, avere un qualcosa di sostenibile, però l'impatto vuole essere locale e vuole essere concreto.
E la community è bellissima perché ti dà la possibilità di fare le cose più disparate. Il prodotto è solamente un pezzettino. Abbiamo fatto degli eventi offline, lanciamo delle challenge, lanciamo dei, ogni giorno pubblichiamo degli articoli di sensibilizzazione. In questo momento si sta discutendo sotto un repost del post del sindaco, e quindi si creano dei dibattiti che, devo dire, rispetto ad altri gruppi sono anche molto costruttivi. Sì, infatti, perché appunto è la community proattiva, nel senso che sì, esatto, non è di protesta e basta, ma no, nel senso, anzi, per niente, non è quasi, no, perché sai, quando vorremmo una migliore, cioè, siamo pronti a mettere, certo, esatto. Cioè, ma anche tra l'altro nel post del sindaco di oggi si dice proprio che è un, quello che diceva anche Carlo prima, è un problema così grande che va affrontato sul lungo periodo con soluzioni multilivello, quindi deve esserci il policy maker, il politico e il cittadino. Attivare il cittadino spesso è una delle cose, è difficile anche attivare il politico, però anche attivare il cittadino è molto difficile se non c'è un senso di comunità, e quindi è quello. Infatti, che come risponde la vostra community a questo, a questa chiamata all'attivazione? No, risponde molto bene, perché secondo me è uno dei grandi valori, che ci sono due grandi punti di forza. Uno è far vedere che non sono soli, quindi questo è un grande stimolo all'attivazione. Per esempio, nella campagna di crowdfunding, quando davamo la possibilità di fare la donazione per ricevere Arianna, aggiornavamo sempre la mappa delle varie persone che stavano contribuendo sulla città di Milano. Cioè, vedere che ci sono tante persone come te che sono pronte a mettersi in gioco ti fa un po' dire allora possiamo avere un impatto. E poi il secondo grande valore, cavolo, me lo sono dimenticato, stavo per dire la concretezza, esatto, il fatto, volevo dire quello, il fatto che c'è un progetto concreto dietro, cioè che non come dici tu, non ci stiamo solo lamentando, non, c'è un progetto, cioè vogliamo fare qualcosa. Ma prova è appunto che oggi ufficialmente chiude la campagna di sì, campagna che in realtà era già stata chiusa, perché insomma so che la famosa Arianna erano già andate, a breve poi nei prossimi mesi arriveranno a casa di chi le ha ordinate, verranno finalmente messe nei propri balconi, sì, finestre, e con l'app anche. E con l'app potremo appunto monitorare queste prime 100, sono le 5 sì, sono. Sì. Partiremo da 100, che sono quelle che andranno sui balconi dei cittadini. Poi, grazie all'aiuto di Banca di Credito Cooperativo Milano, che ha voluto supportare il progetto raddoppiando praticamente il numero di arianni che andremo a mettere nella città, ce ne saranno altre 100 destinate alle scuole. Alle scuole, che è un altro tema molto interessante, perché lì appunto, quando tu parlavi prima di microlocalità, cioè sì, l'inquinamento che c'è in una via può cambiare davvero dall'inizio anche alla fine della stessa via, certo, se ci sono degli agglomerati, soprattutto se ci sono dei fenomeni come insomma la scuola, per esempio l'uscita da scuola, le auto, esattamente, fenomeni localizzati come quello, esatto, cioè, cercare di capire quanto impattano in maniera concreta per capire, esatto, se. Non so se lo Carlo lo sa, perché mi parlo del canato prima. Carlo, qui ci sarà un'Arianna. Allora, Paolo, qua finiscono. Cioè, ci sarà un'Arianna anche a Milano News, che tutti i giorni faremo vedere. E anzi, oggi è questa cosa bellissima cosa di portarci un'Arianna, ok, diciamo sì, quella che tutti conoscono, cioè, ma anche il cuore, cioè sì, sezionata un attimo, magari mi contenta, non si sì, tanto, sì, ma, sì, siamo delicati per farci capire come funziona. Allora io adesso lo metto proprio in centro, così io posso, certo, ok, la totale si vede, posso indicare. Allora appunto questo è il pannello che c'è davanti aperto, esatto, giusto? Sì, esatto, cioè, qui praticamente questa è la parte che tutti vedono da davanti, pannello, cioè, solare, pannello solare, esatto, Arianna funziona 100% con luce solare, che è disponibile sui balconi di tutti. Dicevi che in teoria non dovrebbe mai essere caricata, sì, perché sì, ho fatto i conti proprio che quel sì, pannello anche a dicembre, la settimana più buona dell'anno, in cui nevica, piove, gatti, qualsiasi cosa, sì, sì, ne lo tiene, ne carica lo stesso. Sì, 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 esatto. Esatto. Anche perché è intelligente Arianna, e quando c'ha poca energia sta un po' più rimunerata nessuno, poi invece c'è energia, so, si sbottona, esatto, giustamente, fa, senza dargli neanche la Red Bull, quindi esatto, così esatto. Lo parla, esatto. Si accende, giusto? Sì, sì, c'è un bottoncino qui, okay, che sostanzialmente va premuto una volta, comunque ogni volta che la si vuole attivare dopo un periodo di magari di spegnimento perché si è via, okay, eccola, sì, eccola lì, adesso ha preso vita, adesso uno dovrebbe iniziare a lampeggiare quello blu. Vediamo. Ah, eccolo lì, e questo qui ha segnato che ha mandato la misura. Ah, ecco. Quindi possiamo vedere. Poi ognuno poi avrà la sua app dove può vedere tutte le cose, esatto, dove ovviamente qui siamo dei beta tester. Esatto. Abbiamo visto, vi facciamo vedere un attimo. Kylian, in questo momento, Piazza Sempione, quindi su un balcone all'aperto,
Comunque in Piazza Sempione il livello è 54. Sì. 54. Qui da noi invece all'interno, in studio, all'interno, nonostante il mio alito, siamo a 17. 17, okay. Okay. Quindi insomma riusciamo a vivere felici e contenti. Sì, ed ecco davvero la differenza, pensate quando si dice chiudo la finestra. Sì. Anche lì noi cerchiamo sempre di far capire la differenza tra l'indoor e l'outdoor, cioè tra l'interno e l'esterno. Quando si è in ambienti chiusi, la qualità dell'aria può essere anche molto differente rispetto a quella esterna. Anche se le due in realtà sono molto collegate tra loro, perché ci sono i punti di interfaccia, le finestre, i balconi, quindi è un fenomeno abbastanza complesso che possiamo comprendere solo misurando. Ecco. Esatto. I componenti, ci tengo così per quelli magari un po' più tecnici così, sì, sono tutta roba, nel senso, vedete, però è tutto progettato completamente da voi, nel senso, tra l'altro l'assemblaggio, come metterlo. Allora questo ci tengo a dire, nel senso che tutto questo è stato possibile grazie alla donazione degli ambassador, nel senso che la campagna è partita a novembre e gli ambassador hanno iniziato a donare, con i primi fondi noi abbiamo potuto iniziare lo sviluppo, perché per arrivare a questo che vedete qui, insomma, c'è quante le stampate? Abbiamo stampate decine e molte. Adesso, vabbè, io ricordo anche una certa Vianna sovrappeso che a un certo punto quello era il primissimo prototipo. Qualcuno da casa forse ci si ricorda quella balena che era Arianna, il primo prototipo. E poi anche perché molti della community ci dicevano: sì, bella, mi piace, però non sapevo dove mettere. Specialmente così, qualsiasi balcone. Ad esempio, in questo momento ci sta seguendo Luca Lia, sindaco di Baranzate. Dico anche esempio, non so, gli uffici comunali di Baranzate starebbe benissimo. Assolutamente. Vabbè, comunque possiamo. Tutta città metropolitana. Esatto, se andate a vedere sulla campagna dove c'è la mappa di dove è, sono già distribuite. È davvero un oggetto che si può mettere ovunque e essere attori attivi nel sensibilizzare e nel poi cercare anche appunto di andare anche a chiedere delle soluzioni o magari di mettersi uno sulla cuore, sulla coscienza e dire qualche soluzione potete trovarla anch'io. Sì, una cosa che faremo noi qui a Milano, proprio perché il progetto è nato qui con la volontà, lo sforzo di ogni cittadino che ha contribuito, è quello di dare in mano a chi vorrà insomma approfittare i dati. Quindi noi apriremo i dati di tutta l'infrastruttura delle ranne al comune sostanzialmente, che se vorrà potrà giocarci, capire se possono essere informativi e insomma cercare di costruire un po' delle soluzioni a partire anche da questo piccolo contributo, piccolo, grande, non lo so, che cerchiamo di dare come community. Come community, dato un grande contributo anche domenica, poi appunto c'è una passeggiata in quel di Milano, ricordatemi le coordinate, gli orari, Ok, alle 10 ci troviamo in Piazza Argentina. La cosa interessante che faremo durante l'evento, oltre a passeggiare, sarà effettuare la misurazione del percorso. Tu citavi Simone prima, lui si è offerto proprio di fare questa cosa con noi. Simone Lunghi, Lunghi verrà inserito dentro una riga. No, sarà lui il portatore dell'Arianna e ci seguirà durante la passeggiata e faremo la misurazione di tutto il percorso. Sì, per vedere come ci mette le gambe. Esatto. Perché sta la via. Sappiamo che nonostante un incidente di qualche mese fa, sì, e quindi vedremo come l'aria effettivamente cambia all'interno del percorso e poi eventualmente potremo capire se effettivamente questo blocco del traffico ha avuto o avrà un impatto in qualche modo anche sulla qualità dell'aria in quel momento. Con le dovute precauzioni, nel senso che noi l'analisi del dato che facciamo vuole essere sempre il più scientifica possibile, quindi cercheremo di scorporare l'impatto che infatti anche ad esempio nella ricerca dei componenti interni avete fatto una grande ricerca nell'andare a cercare proprio i rilevatori migliori che ci sono sul mercato per poter poi implementare all'interno del vostro progetto, no? Questo oggetto fantastico, questo pezzo verde, non so se lo vedete, questo pezzettino verde che sembra una batteria non può farlo, è in realtà forse il cuore, no? È il naso. Non so se si vede, ma sostanzialmente l'aria entra proprio da qui. Ok, aspetta, posso? Sì, prego. Senza staccare i fili, facciamo vedere. Allora, lo tengo in mano un attimo così, ecco. L'aria entra da qui, appunto, guarda, c'è un naso che respira. Respira, poi viene processata con un sistema, dicevi, tra l'altro innovativo, uno degli ultimi ritrovati della scienza, come si chiama. Esatto. Abbiamo preso tra tutta quella categoria di sensori che comunque
possono essere chiamati low cost, no? Perché le centrali in ARPA, per dire, sono quelli non low cost. ARPA, leggevo un articolo, costa più di 100.000 euro e sono un tipo di misura diversa che è localizzata al dove ci sono le centraline. Questo è un altro paradigma, e sono sensori che utilizzano dei laser all'interno. Okay. Quello che entra è, quello succede è che l'aria entra, c'è una camera buia all'interno di questo sensore, c'è un raggio laser che viene sparato su questa camera d'aria, a seconda di come il fascio viene riflesso dalle varie particelle, si crea un segnale che viene processato e permette di risalire. Calcolare l'IPM, poi andare a calcolare tutti i PM possibili. Sì. A diverse scale. Poi è tribunale. Tutta facile, scontata. Che la vostra community sia una community che ci crede tanto, e anche lo si vede, ad esempio, cioè, non è difficilmente riuscire a vedere qui, comunque siete un'azienda, sotto gli effetti, una startup. Sì. Siete un'azienda, tutti cattivi che volete vendere il vostro prodotto, no? Pensi in questo, no? Mai visto gente che scrive bravissima davanti così. Alice in questo momento che scrive dicendo bravissimi noi siamo molto trasparenti. Tra l'altro la nostra community lo sa che c'è un progetto di startup dietro, nel senso che siamo in qualche modo anche convinti che la sostenibilità di un progetto sia importante per aumentare l'impatto, e quindi la community lo sa benissimo. Però allo stesso tempo, come diceva Paolo prima, noi ci mettiamo, noi siamo lì, hai capito, siamo sempre bello riuscire a campare, mi auguro sempre meglio, so che all'inizio deve essere proprio facile, ci prendiamo del tempo. Allora, in questo momento dobbiamo ancora, ok, sì. Facendo qualcosa che proprio vi piace, perché insomma questa è una bella domanda. La vostra ingegneria, cioè, proprio energetici, quindi ancora più specifici, e comunque quindi già con un certo forse rivolti all'ambiente, comunque lì. Però, insomma, ci avete fatto un lavoro e vi piace anche. Quanto è bello questo? È bellissima. È una delle grandi cose che ci spinge ad andare avanti, nel senso che noi siamo partiti da un problema che percepivamo nostro e abbiamo cominciato a mettere in pratica quello che avevamo imparato per cercare di dare un contributo a risolverlo. E poi soprattutto lavorare su qualcosa in cui credi profondamente è in realtà un'avventura incredibile. È quello che ci ha portato a quello. Noi non ti nego che avevamo diverse opportunità alternative. Noi ci siamo laureati a dicembre al Politecnico e lui. Sì. E abbiamo rifiutato diverse offerte di lavoro. E il motivo, almeno personalmente, che mi sono iniziato a chiedere che cosa, dove sarei stato tra 30 o 30 anni, non domani, ma tra 30 o 40 anni. E in questa visione un po' del futuro, ci stava. Si passava da qua. Noi lo diciamo sempre, questo esce magari un po' dal discorso sul progetto, è più personale mio di Paolo, però lo diciamo. Lo diciamo sempre, in Italia probabilmente, non so se in Italia, negli ambienti che conosciamo noi, cioè per quello che abbiamo visto noi, c'è ancora troppa poca spinta ai giovani all'imprenditorialità, no? Raccontare ai giovani che le competenze che hanno imparato all'università possono essere applicate anche su progetti propri. Questa cosa qua lo vediamo, cioè molto spesso la grande ambizione che c'è da un giovane laureato, anche per me è stato così per tanti anni, è uscire dall'università e andare a lavorare nell'azienda più grande che puoi trovare, no? Però in realtà ci sono dei talenti incredibili che, quando vengono messi a frutto, potrebbero veramente far nascere delle cose bellissime, anche più bella forse di quello che stiamo facendo noi. Però ricordiamo appunto la vostra squadra. Sì, siete in 5, siete esatto, in 5, sì, sì. Abbiamo tutti 24 anni, che non è una casualità, è che il progetto è nato in realtà all'interno dell'università. Okay. Ci siamo conosciuti in un percorso di studi che abbiamo. Nonostante facciate studi diversi, ma giusto? C'è dietro qualche materia. C'è proprio un percorso che in realtà è portato avanti sia dal Politecnico di Milano che dal Politecnico di Torino. Si chiama Alta Scuola Politecnica, e questo percorso tende proprio a mettere insieme a livello interdisciplinare ingegneri, architetti, designer di tutti i tipi. Esatto. Ed è lì che è avvenuto il. Allora, voi siete tre energetici. Un designer, sì, e un informatico. È un informatico, non può mai mancare. Ciao Fulvio, grazie di esistere. Che io faccio molto solidale con lui, penso che comunque poi mi chiedete cose assurde, mi trovo a trovare la soluzione. Assolutamente. No, è fantastico. Fulvio sa la redazione della tua parte. Non siamo contenti.
Ragazzi, ricordiamo, allora siamo in chiusura. Sì. Prima di tutto, continuate per avere a maggiori informazioni su Arianna. E sì, ok, i 1.100 sono andati, ma se vogliamo il 100esimo, come fa? Adesso sostanzialmente quello che faremo è concentrarci su distribuire questi 100 e creare la prima rete. Però poi l'anno, nel corso di quest'anno partirà una nuova campagna che probabilmente sarà aperta a tutta Italia. Quindi cercheremo di portare il progetto milanese, una volta chiusa la prima distribuzione, su tutto il territorio nazionale. E da quel momento lì, ovviamente, si potranno fare nuovi preordini. Esatto. Vogliamo andare passo passo, nel senso, esatto, che sempre nell'ottica della trasparenza di cui parlava Carlo, potremmo adesso aprirci. Non vogliamo farlo perché vogliamo concentrarci sul mettere a terra il progetto su Milano. C'è da fare, lo sanno gli ambassador, un ultimo passo, che è la certificazione CE di tutto l'assemblato. Qui si vede che i componenti già sono certificati. Okay. Quando si mettono insieme bisogna ripetere il processo. E non appena come questo, cambiare la bambita alla macchina. Esatto. E quindi niente, quando sarà fatta questa cosa, partiremo con Milano con la distribuzione vera e propria delle arene. E una la porteremo anche qui, e poi dopo da lì. Non so come fare. No, CFO non c'è. Proprio perché noi, dice, la parte economica arriva sempre dopo. Ecco. Però sicuramente chi vuole, allora, Milano Aria Pulita è la community, lì è dove la magia compare, quindi se sei lì dentro sai tutto. Esatto. Quando, non appena sarà possibile poi averne altre, lì verranno tipo. E comunque c'è anche il sito wiser.it, dove si trova una piccola pagina informativa. E poi l'app, cioè l'app, sì, è vero. L'app è disponibile su entrambi gli store. Perfetto. Quindi Google Store e App Store e Play Store, e tutti possono scaricarla. Già ci sono dei dati, quello che avete proiettato voi oggi, e da domani tutti i giorni proietteremo, vabbè, da lunedì ce n'è un da casa, da lunedì proietteremo tutti i giorni, e poi potrete assistere tramite l'app, che è aggiornata in tempo reale, alla crescita dell'evoluzione della rete. Esatto. Della rete di Arianna, secondo me. Esatto. Sì. Lo diciamo anche noi, ragazzi, davvero ringrazio tantissimo. Ricordiamo, sabato alle 10 domenica alle 10 Piazza Argentina, c'è l'evento su Facebook, si trova Passeggiata per l'Aria Pulita. Ragazzi, vedremo Corso Buenos Aires senza automobili, incredibile. Anche Piazza Loreto si è chiuso, Noi ci abbiamo, sì, sarebbe bellissimo. Cioè, è un sogno, perché noi lo vediamo sempre. Qualcuno solo la critica al Maschio, non è riuscito a fare, ma loro, qui voi siete, insomma, proprio legati. Diciamo, questo punto di vista, saluto la critica al Maschio. Grazie davvero, grazie tantissimo. Grazie per essere qui con noi. Saluto Arianna, spero di rivederla presto qui, appunto. Saluto a Arianna. Milano On News, per darvi in tempo reale tutti i giorni le metriche di qualità dell'aria di Milano, perché insomma adesso sono tutti buoni a parlarne, ma quando poi magari l'emergenza scenderà e tutto, sarà comunque interessante valutare e vedere, perché è un problema che esiste tutto l'anno. Sì. Non è solo invernale, non è vero che sono solo le auto, non è vero che sono solo gli riscaldamenti, cioè è un problema complesso, sì, un problema super locale, iper locale, certo, come dicevi tu prima, Carlo Alberto. Quindi insomma, noi siamo ben contenti di essere al vostro fianco in questo monitoraggio e grazie mille Fabio, grazie Milano All News, grazie mille davvero, grazie tantissimo ragazzi di WiseEye, andate a cercarli, seguiteli, troverete il link in questa diretta. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi torniamo come sempre in diretta lunedì, ma sabato puntata speciale di Good Morning Milano, perché ci sarà una sorpresa, ma la vedete sabato in diretta alle 12.30 sempre qua su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie mille, ciao.